Marcone, Palana, queste donne che presero d'assalto i comuni per la campagna del Sud-Italia. Grazie, buonasera a tutti, è veramente un piacere essere qui. Ho raccolto l'invito di Luigi da subito e tutta questa gente seduta qui stasera è la dimostrazione di affetto e stima, sicuramente nei confronti di una persona che da sempre ha cercato di recuperare la memoria storica, la memoria sociale di Colle Torto. E quindi oggi comunque nella presentazione appunto del Distoppio di Mine è l'occasione di parlare non solo della storia della Seconda Guerra Mondiale sul nostro territorio, ma anche della... io ci tengo molto a sottolineare come il lavoro di Luigi sia fortemente incentrato sull'oralità, quindi sul racconto, sui racconti della sua infanzia, sui racconti che alla fine hanno coinvolto tutta la comunità di Colle Torto, perché così come Luigi ha avuto un nonno che ha raccontato tramite l'unica espressione, no? L'unico modo che avevano i contadini, il mondo popolare sul Paterno, di trasmettere la propria storia, la propria memoria, e in questo caso si tratta di una memoria personale che però diventa memoria collettiva appartenente a un'intera comunità. Quindi alla luce di queste considerazioni è importantissimo questo tipo di lavoro, questo tipo di iniziativa e anche la presenza di tutte queste persone, perché tutti quanti noi abbiamo avuto questa possibilità, quella di ascoltare appunto i fatti, i conti del passato dalla voce dei nostri nonni. E quindi io adesso... basta vedere la copertina e la sua quarta per capire subito quello che è la fotografia, ovvero quello che è stato il primo compito della fotografia, cioè documentare. Perché sul libro viene descritto questa fotografia, che è il bacio che Toni Vaccaro ha fatto della bambina con il soldato. La parola all'altro custode della memoria di Colle Torto, Antonio Mucciaccio. Grazie. Innanzitutto voglio rivolgere un ringraziamento a Luigi Pizzuto, autore di questo volume. Senza questo libro ci sarebbe stata, per Colle Torto e per i fatti che Luigi riporta in questo libro, quella che i latini chiamavano la damnatio memoriae, cioè praticamente la condanna della memoria, nel senso che la memoria viene distrutta. Ci sono fatti che appunto sono stati applicati alla damnatio memoriae e nessuno ne parla più, non perché non sono avvenuti, ma perché nessuno ne affida la ricostruzione della memoria storica a chi? Agli abitanti di Colle Torto. E quindi questo è importante, conservare la memoria storica. E una scoperta mi ha colpito in questo libro. Io non sapevo, confesso che non sapevo, che Colle Torto ha avuto il suo salmo d'acquisto nella persona del carabiniere Giovanni Simone. Questo carabiniere di Colle Torto fucilato per rappresaglia a Tavenna. Poche unità. E Giovanni Simone dice queste parole: vorrei sbagliarmi, ma ho l'impressione che questa volta le fosse sono proprio per noi. Queste sono le parole che riferisce il suo commilitone, il suo compagno d'armi, il carabiniere colui che si è salvato e che poi dopo essere tornato dall'Argentina ha ricordato questi fatti. Quindi, e noi conoscevamo per esempio la tragica fine del tenente Lino Romano, non a caso le sue spoglie furono riportate dalla Russia, dal Donna nel 1993, che appunto sono tumulate nel cimitero e a lui è stato dedicato il campo sportivo di Lino Romano. Ma conoscevamo, non tutti però conoscono, ricordano sicuramente appunto i fatti che sono rappresentati dal titolo di questo libro. Scoppio di mine, Colle Torto 1942 settembre, quando appunto Badoglio, Berrado e Alcassibile in Sicilia è stato firmato l'armistizio con gli alleati. E allora appunto i tedeschi hanno fatto in modo di occupare tutto ciò che era occupabile in Italia, trattando gli italiani come traditori e quindi facendo
tutte quelle azioni alle quali appunto furono anche indotti con delle vere e proprie istruzioni delle circolari scritte dal maresciallo Testoli, con lei ha ricordato che la linea del Portone è stata la prima, sia pure linea non nominata delle carte, ma è stato il primo esperimento di come con pochi mezzi si poteva contrastare l'avanzata degli alleati da sud. E noi siamo stati in prima linea. Questo territorio è stato in prima linea. In prima linea con l'occupazione tedesca. La scritta qui sono arrivati i tedeschi, madonna e quando ne sono tutti scritti in dialetto, queste delle recitate messe in scena per tutti gli abitanti. E c'è questa, incomincia appunto l'occupazione tedesca, perché i tedeschi restarono a Corretorto, diciamo così, poco tempo, in settembre, ma soprattutto verso i primi di ottobre arrivarono a Corretorto. In contemporanea con lo sbarco a Termoli, perché lo sbarco a Termoli e lo sbarco di Salerno costrinsero l'esercito tedesco ad arretrare. Durante questo arretramento appunto ci furono i fatti che sono riportati in questo libro. E quindi abbiamo il primo episodio di scoppio di mine, si verifica il 13 ottobre 1943 alle ore 15. Giù per la via della riviera che portava al Vallone e a Santa Maria. E salta in aria insieme al cavallo un ragazzo di 13 anni. Vincenzo riportava l'ultimo carico di uva che avevano vendemmiato e quest'ultimo carico gli fu fatale. Saltò in aria su una mina, cavallo, invece i bigonci con le uve e morì il piccolo. 13enne Vincenzo Paradiso. Non passarono che poche ore, meno di una giornata, le 5:30 di mattina del 14 ottobre, su quella stessa strada, salta in aria con il suo mulo e il suo asino Giovanni Socci. Giovanni Socci era tornato da poco dalla guerra e quindi saltò in aria su questa mina, provocando una strage, perché essendo uno scoppio molto violento, diciamo così, i frammenti del corpo del cavallo, del mulo e delle vittime sono stati raccolti alla prova. Ecco, queste sono le vittime delle mine, perché i tedeschi andando via minarono il ponte sul Portone e fecero saltare. Michelina Spina si chiamava Maria Nasilli, ma per tutti era zia Giovannelli. Zia Giovannelli è morta per un mitragliamento aereo degli alleati che partirono dall'aeroporto di Foggia o di Brindisi e quindi di caccia mitragliavano tutto ciò che incontravano, per cui le abitazioni che stavano più esposte erano quelle di via Capitanate, che si affacciano proprio sulla Capitanate, e di via La Marmora, perché a monte del giardino delle Monache c'era via La Marmora parallela di via Capitanata e dell'attuale via Molise. E di fronte alla facciata della casa dei miei nonni, mio padre mi faceva vedere delle schegge che avevano aperto, cioè delle pietre schegciate, e mi diceva che questi sono stati gli spezzoni degli aerei. Io non capivo cosa fossero gli spezzoni quando ero bambino, ma poi mia madre gli disse sì, le spezzoni un corpo, perché lui stava dentro e quando non andava a rifugiarsi nella casa nella grotta della casa di zia Concetta Donofrio e Pasquale Donofrio davanti alla fontana, in quella grotta lì si raccoglieva mezzo colle. Un episodio piccolo che va appunto nella micro storia, che va non dico nella grande storia, ma che rappresenta anche una coincidenza a distanza di anni. Chi comandava la stazione dei carabinieri nel 1943 a Corretorto era un certo maresciallo Ciaurro, che aveva una figlia, Clara Ciaurro, una ragazza che fu testimone di quei fatti. Quindi descrive e racconta
come appena sono arrivati i carabinieri, cioè i tedeschi a Colletorto, sono andati nella caserma, la prima cosa che hanno fatto, hanno catturato i carabinieri, il maresciallo l'hanno spinto di faccia sul marciapiede fuori dalla caserma. E quindi chiedevano la massima collaborazione dal comandante e anche dai carabinieri. E racconta diversi episodi nei quali appunto il padre dovette fare da intermediario con i tedeschi anche per evitare o per attenuare il loro spirito di rapina, che non erano tedeschi, soprattutto i maiali. E allora requisivano i maiali, li prendevano, li trascinavano giù per i gradini del colle, specialmente per i gradini del convento, e li portavano in un macello all'aperto che era qui dietro, alla sinistra del purgatorio. Quindi li ammazzavano con un colpo di pistola, li appendevano agli alberi che stavano qui davanti, li spaccavano eccetera e buttavano le teste. Le teste li buttavano e dicevano questi buttano la testa, specialmente dove c'è il ubracare, insomma la parte migliore per fare le pizze con i ciccioli, quelli invece niente, prendevano solamente le parti buone. E quindi hanno massacrato, requisito e ammazzato un sacco di maiali con grandi grida e rimostranze da parte delle donne, le quali gridavano dal colle fino al purgatorio, gridavano, andavano gridando per il paese, perché appunto il maiale era l'unica fonte di, spesso di sussistenza per intere famiglie. E poi naturalmente voglio concludere con una espressione che questa è rimasta sì nella memoria storica di molti colletortesi, ancora oggi si dice ai bambini e ai ragazzi: voglio una pazzia in inglese, non patroccia. Ecco, quindi siccome gli inglesi appunto si cercavano di rendersi amica la popolazione con benevolenze, piccoli doni eccetera, e quindi sulla croce spesso venivano circondati da stormi di ragazzini, allora quando i grandi volevano allontanare i ragazzini dai piedi, dice sempre: manco patroccia, una pazzia in inglese. Ecco. Piccole storie, piccoli episodi, piccoli fatti che se non messi su carta e non raccontati, a distanza di altri 10, 15, 20, 30 anni sarebbero stati condannati alla dissolvenza, alla damnatio memoria. Gigino Pizzuto ha fatto in modo che questa storia venga salvata e ha portato in luce anche episodi che noi non conoscevamo, in particolare il salvo d'acquisto di Colletorto. Grazie. Scusate, ma devo rientrare a casa a tempo, il tempo non è molto buono, quindi buonanotte, grazie. Adesso lasciamo spazio alle zattere volanti. Consentito questa pubblicazione, signor Francesco Ruccolo e poi Lanci, che mi hanno consentito di partire per la stampa di questo volume, che oggi non è semplice. Questa è la struttura, voglio dire, che ha consentito la pubblicazione per quanto riguarda la forza. Per quanto riguarda poi la memoria e la cultura che c'è dentro la gente di Colletorto, c'è dentro un popolo che è quello di Colletorto, e io sono orgoglioso di questo, perché questa comunità c'è, esiste in maniera straordinaria e dimostra il suo sapere locale, la sua cultura nel momento in cui lo riferisce agli altri. Di questo chi è che si occupa di ricerca storica deve tenerlo sempre presente, perché l'oralità spesso è è l'aspetto più importante che consente di fare cultura, perché rispetto a quello che si scrive spesso, io dico, è sempre troppo poco, perché c'è molto di nascosto nei libri di storia, perché spesso
gli eventi di cui noi veniamo a conoscenza sono legati ai fatti più eclatanti, che sono mossi da ringraziare la tipografia di Gino Palladino, che dà spazio a questo tipo di ricerca, e poi devo ringraziare il grafico Marino. Il 1943 innanzitutto a Colletorto è stato un momento molto importante, perché da Colletorto sono partite, dopo aver attraversato il versante pugliese, la prima divisione canadese, poi sostenuta dalla quinta divisione britannica che proveniva da Lucera. La battaglia di Colletorto, si parla di battaglia di Colletorto, qualche giornale l'ha riportata, di una battaglia che ha sfondato il colle di Don Tommaso e che ha consentito di liberare Colletorto e poi le posizioni più forti, più arroccate delle milizie tedesche che stavano appostate su Cerro Cuccolo. E nel momento in cui avanzavano gli alleati sono successi degli episodi non di poco conto, io direi, perché da una parte c'è la grande storia, dall'altra c'è una micro storia che è fatta di scoppio di mine, che non è accaduto soltanto a Colletorto, ma che è fatta anche di tante vittime civili di cui spesso nessuno ne parla. Io saluto anche l'assessore alla certo Giovanni Giuliano, che era ritornato dal fronte della guerra dove era difficile scappare alla morte, e nel rientro a Colletorto si dirigeva la mattina verso i suoi campagni e lì incontrò col suo cavallo questa mina che lo fece saltare in Italia. Ricercare ancora, perché nei nostri libri di testo c'è scritto troppo poco rispetto a quello che ci potrebbe essere scritto, rispetto a quello che tutti gli anziani custodiscono nella loro memoria e che spesso hanno rimosso dalla loro vita. Allora il nostro compito, e anche io direi il compito della scuola, è quello di non fermarsi mai per ridare dignità ad una memoria che sta nella mente e nel cuore di tutti, ma che spesso resta lì e dopo, nel tempo, viene cancellata perché nessuno riesce a fissarla attraverso una fotografia che resisterà sempre nel tempo, oppure attraverso un testo. Ed è per questo che vanno ringraziati tutti gli anziani che mi hanno dato le informazioni, durato un anno il contatto, chi mi ha dato informazioni, chi mi ha consentito di approfondire le notizie, chi non ricordava niente che cito in questo testo. Tanti ci sono, ma tanti che custodivano forse una memoria anche un po' diversa, che mi avrebbero potuto dire tante altre cose, oggi non ci sono più. E il mio pensiero va soprattutto a questi anziani da Domenico Nicolese. E per noi è una memoria veramente che, diciamo così, che rende ragione anche al tributo di sangue che Colletorto ha dato nell'ultimo conflitto mondiale. Contare ai giovani di oggi la storia di coloro che sono stati giovani ai tempi delle guerre mondiali significa costruire qualche cosa di per il futuro. Grazie a tutti voi per la pazienza e per la presenza. Grazie a tutti voi, sono relatori a Banco Colella, Mustacco, dottor Salfina e il dottor Nardelli. Arrivederci a tutti, grazie.
Francesco Pietroniro, anche lui carabiniere, fu barbaramente ucciso dai tedeschi a Zagarolo, in provincia di Roma. Il maresciallo Ciaurro, già ricordato comandante della stazione di Colletorto all'epoca dell'occupazione tedesca, recapitò alla famiglia Pietroniro una foto di Francesco, con le condoglianze, sottolineando le qualità umane del nostro concittadino immaturamente scomparso per la martoriata patria.